Oggi è una giornata importante perché il Collegio dei Commissari approverà il pacchetto Ucraina, come l'abbiamo chiamato, dopo che il commissario Janusz Wojciechowski l'ha presentato in Commissione Agricoltura e ne ha discusso con i ministri in consiglio. È pronto questo pacchetto di misure, prima tra tutti l'apertura dell'Ecological Focus Area, cioè la eliminazione dell'obbligo del riposo permanente del 5% delle superfici agricole e quindi la possibilità data a tutti gli agricoltori europei di recuperare questi circa 9 milioni di ettari che potranno dare un contributo produttivo importante. Accanto a questo le misure di aiuto, circa 500 milioni di euro, sono la riserva di crisi che però gli Stati membri potranno aumentare con cofinanziamento per arrivare a 1,5 miliardi. Per l'Italia si tratta poco più di 150 milioni di euro, però che dovranno essere spesi entro quest'anno con forme di aiuto assolutamente libere. Gli Stati membri potranno scegliere le modalità con cui sostenere le aziende più in difficoltà. Poi si continuerà con la regola sugli aiuti di Stato ed è stato anche fissato il tetto massimo degli aiuti per azienda, 35.000 euro. Quindi un segnale importante, anche lo stoccaggio dei suini è confermato, che dà un primo segnale immediato forte rispetto a questa drammatica crisi dell'Ucraina che ovviamente ci auguriamo tutti che finisca presto.